la prevenzione delle malattie delle ossa, in particolare l'osteoporosi. Voi vi starete chiedendo che cosa c'entra il dentista con l'osteoporosi. Il legame è chiaro, infatti i pazienti lo capiscono subito, perché i denti stanno nell'osso. Non solo i denti sono nell'osso, ma anche gli impianti, quelle viti che noi mettiamo per appoggiarci sopra le protesi, quindi i denti finti che consentono ai pazienti di masticare quando hanno perso i loro denti naturali, sono nell'osso. Quindi noi non possiamo pensare di occuparci in maniera efficace di queste due, che sono i due pilastri dell'attività odontoiatrica: la parodontite, quindi il trattamento della malattia parodontale, e la riabilitazione implanto-protesica, quindi quando io metto nell'osso gli impianti e poi ci metto sopra i denti, senza capire prima come funziona l'osso. Perché noi cerchiamo di far parlare i nostri pazienti e chi ci aiuta in questa opera di educazione sanitaria dell'osso? Perché i pazienti arrivano prima da noi con i problemi all'osso e poi si fratturano a distanza di 10, 20, 30, 40 anni. Quindi, in un contesto dove a livello mondiale i servizi sanitari nazionali sono falliti e le prestazioni vengono drammaticamente tutti i giorni sempre di più tagliate, scommettere sulla medicina preventiva non è solo una cosa intelligente, ma è anche un nostro dovere come medici. Quindi per noi è importante avvisare i pazienti che sono in terapia odontoiatrica che il problema metabolico sull'osso non solo ci può provocare dei problemi durante l'iter terapeutico, ma se non gestito vuol dire fratturarsi il femore a 65, 70, 75, 80 anni. E le fratture di femore, così come le fratture delle vertebre, sono delle cose drammatiche a quell'età, quando noi possiamo tranquillamente prevenirle con poca o zero spesa e zero tempo. Dunque noi per questo mese faremo uno screening di massa a tutti i pazienti che verranno qui da noi, gratuito. Faremo una visita odontoiatrica e una valutazione ossea di tipo strumentale che si chiama densitometria. Quindi abbiamo un apparecchio che nel giro di pochi minuti ci dice se la densità dell'osso è buona, quindi l'osso è sano, se la densità dell'osso inizia a essere compromessa, quindi se c'è osteopenia, oppure se la densità dell'osso è in caduta libera, quindi ha l'osteoporosi il nostro paziente.